Buongiorno a tutti. Oggi con la nostra mozione IVA abbiamo chiesto al governo di ridurre tutte le aliquote IVA presenti in Italia. E in che modo il governo può farlo? Semplicemente, l'IVA è un tributo molto frodato e molta parte delle frodi non derivano tanto appunto dalla ricerca del piccolo scontrino o degli adempimenti al piccolo imprenditore, ma sono frodi IVA comunitarie. Quindi fatte da grandi truffatori e che si avvalgono di un sistema molto complicato di compravendita comunitaria. Questo sistema c'è proprio perché le aliquote nei vari paesi europei sono diverse e in queste differenziazioni, in effetti, si ritrova proprio il nido adatto per far sorgere queste frodi. Noi abbiamo chiesto di armonizzare proprio questi sistemi comunitari in modo che queste frodi non possano più avvenire. In questo caso si recupererebbero circa, si potrebbero arrivare a recuperare anche sotto i 20 miliardi di euro che potrebbero essere investiti per le piccole imprese e per la riduzione di tutte le aliquote IVA ordinarie, qui ordinarie ed anche quelle ridotte. Quindi tanti, tanti, tanti soldi da investire nell'economia sana della nostra Italia. Ma non solo la nostra mozione chiede questo, la nostra mozione chiede anche di aumentare le facilitazioni per i piccoli imprenditori, per chi intraprende un'attività imprenditoriale. Oggi, grazie ad un provvedimento di Tremonti, l'ambito di esenzione per l'IVA è stato ristretto per chi inizia una nuova attività imprenditoriale, è stato ristretto soltanto ai giovani e ai lavoratori in mobilità. Noi chiediamo invece che sia di nuovo allargato a tutta la platea di contribuenti, cioè chi vuole intraprendere un'attività e ha meno di 30.000 euro l'anno di fatturato deve comunque essere esente da qualunque adempimento IVA. Questo è quello che avveniva prima del 2011 e che raccoglieva tanti e tanti giovani e meno giovani, ovviamente, imprenditori che volevano iniziare un'attività.